Watt e a tutti ciurma e benvenuti da Gigherina in questo nuovissimo video unboxing che probabilmente durerà poco, però vabbè sti cazzi. Sono appena andata a prendere Detroit Become Human e, togliendo la intro che ovviamente voleva essere un pochettino simpatica, adesso passeremo direttamente ad aprire il gioco e ad analizzare anche il piccolo artbook che quelli del game davano in regalo a chi ha prenotato il gioco. Non perdiamo più tempo e andiamo ad unboxare il gioco. Ed eccoci qua ragazzi, non so se riuscite a vedere bene, io spero sinceramente di sì. Qui abbiamo il gioco e qui abbiamo appunto l'artbook di cui vi parlavo, che come potete vedere è piccolo, molto piccolo e grande quanto il gioco stesso praticamente, però insomma sti cavoli, è comunque un qualcosa che riguarda il gioco che ci interessa, per cui adesso ve lo farò vedere molto rapidamente. Questa è la parte di dietro, come potete vedere c'è qui la città, qui tutta questa decorazione, ovviamente qui il logo PlayStation, e qui di fronte ragazzi abbiamo appunto il titolo del gioco, Detroit Become Human, The Art of Detroit Become Human. Qui abbiamo appunto sempre questo paesaggio urbano e adesso andiamo ad aprirlo. Ecco qua, io non l'ho guardato ragazzi, io lo sto guardando per la prima volta insieme a voi. Qui appunto abbiamo il titolo, The Art of Detroit Become Human, sempre se la mia carissima macchinetta si decide a mettere a fuoco. Ok, e andiamo un po' a vedere di cosa si tratta. Qui abbiamo questa figura degli androidi, qui ci sono tutti i nomi ragazzi ovviamente di chi ha realizzato il gioco. C'è un paesaggio urbano anche questo, molto futuristico. Ok ragazzi, questa è l'ultima pagina, però cioè è piccolo ma comunque ha quasi 50 pagine di disegni e immagini che sono veramente molto molto fighe, quindi direi che ne basta la pena, per essere comunque un regalo ne vale appunto la pena. Adesso mettiamo da parte l'artbook e apriamo il gioco. Ok ragazzi, ecco qua il gioco, davanti, dietro, ovviamente il mio è spagnolo ragazzi perché l'ho comprato qui, e questo qua è l'interno. Abbiamo qui il disco di gioco e quello che una volta sarebbe stato un libretto delle istruzioni, semplicemente un foglietto con i comandi elencati. Niente ragazzi, tutto qua, non c'è niente di incredibile all'interno. Direi che questo video unboxing può terminare qui, io vi ringrazio e ci vediamo ragazzi quest'oggi alle 19 con il primo episodio su questa nuova incredibile serie. Un bacione ragazzi, ciao!